raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi, raga, siamo qua tornati. Lo vedete lui, Smash Legends. Gioco che, per chi non si dovesse ricordare o chi non l'avesse mai provato, è tipo Brawl Stars, anche se ha delle meccaniche diverse. Più che altro anche la grafica è più stile anime. Comunque oggi sono qua perché hanno fatto un aggiornamento definito da loro il grande rinnovo. Da quel che ho capito c'è stato un cambio di casa produttrice. Beh, robe mistiche. Adesso comunque lo apriamo, andiamo a fare la reaction assieme. Chi non l'ha mai provato in passato, giustamente, non potrà percepire queste differenze e tutte le novità che non so neanche, cioè non so niente, ragazzi. Fatto sta che siamo qua, Smash Legend. La canzoncina è sempre la stessa. E come dobbiamo accedere? Accedi. Ho fatto il collegamento, però percepisco un po' di scam. Perché devo inserire il mio nome? Allora, ce l'abbiamo più o meno fatta. In realtà non proprio, adesso sono su PC. Da mobile sono stato leggermente scammato, ma per ora non è un problema. Comunque, questo qua, il menu effettivamente è cambiato qualcosa. Mi sa che adesso le leggende non vanno più a coppe. Ah, questo cos'è? Via di roba. Vabbè, il cammino dei trofei del singolo c'è sempre. Però vedi che c'è comunque una valuta. C'è la lista di tutti gli eroi. Eccolo. Questi qua sono tutte le mie leggende. Tra l'altro ne sono uscite un botto nuove. L'ultima volta ce n'erano tipo 15, ora sono 24. Ok, andando avanti, poi abbiamo dei messaggi post. Vabbè, regalo. Dabbi le gemme, bro. Hai cambiato anche qua la grafica delle gemmine. Abbiamo delle monetine molto carine. In realtà è una conversione di rinnovo. Vabbè, i miei frammenti sono stati convertiti in oro. Sì, ovvero 373.000 monete. Che sono tipo plurimilionario. 3.280. Abbiamo anche il pass. Ah, vedi, il pass l'hanno messo in gemme. Prima era costo monetario. Ragazzi, con tutte le gemme che ho, 2.563. Qua costa 200. Posso comprarmi un'infinità di pass. Comunque, vabbè, per ora c'è sempre il, diciamo, l'eroe, la leggenda, Zeppetta, quello nuovo. Qua sono 40 soglie. Alla fine c'è la skin. Ok, come prima. Dal punto di vista delle modalità, abbiamo le modalità competitive. Aspetta il nuovo aggiornamento, quindi ancora devono arrivare. Quindi secondo me, da quel che ho capito, ragazzi, adesso qua noi possiamo giocare, però non otteniamo nulla, perché non dovrebbero esserci più le coppe. Queste qua sono tipo random. Adesso facciamo una partita, vediamo. Dovrebbero essere random, ma qualunque sia il tuo posizionamento non ottieni nulla. Non lo so, adesso vediamo assieme. Tanto voglio vedere se dal punto di vista del gameplay c'è qualcosa di diverso. Ma direi di no, il gioco è sempre quello, è gira e rigira. Matt Royale diventa l'ultimo giocatore. Tra l'altro io chi è sto qua? Ma chi è sto personaggio? Non lo conosco, perfetto. Comunque, questi giocatori 1, 2, 7 sono bot o persone vere? Non lo so, ragazzi, non lo so. Questo qua immaginatela come la sopravvivenza di Brawl, no? Differenza di Brawl, ovviamente possiamo saltare, non possiamo mirare col singolo personaggio. Quindi c'è proprio una meccanica diversa, no? Abbiamo le fialette per curarci, infatti non esistono. Cioè non possiamo autocurarci, ci possiamo curare solo con le filette. No, vedi, il giocatore 2 da come si muove non è un bot. Mi sa che non vediamo il nome, ma sono persone vere. No, sono un po' confuso, diciamo che sto cercando di ambientarmi. Sarebbe meraviglioso riuscire a prendere un po' di life. Che insomma, soprattutto a differenza di Brawl, questo gioco è un po' più skillato, perché appunto saltando hai più possibilità di movement, di sopravvivere in diverse circostanze. Anche perché poi tu le abilità in realtà le cambi anche in base al salto. Cioè tipo l'abilità base, che sarebbe questa con lui, a parte che puoi fare le combe, vabbè, però se tipo salti cambia. Cioè puoi fare le combo anche saltando. In base al personaggio c'è la propria combo, insomma, eccetera eccetera. Qua siamo ancora settimi, ma che è lobby di pro player? Ecco, raga, tra poco ci vado giù io. Mannaggia, invece sono andato giù. Ho fatto un bel po' sbocco, devo dire. Ma sto personaggio, vi giuro che non lo conoscevo. Tipo io adesso qua sono arrivato settimo, però vedi, non è successo niente. Hanno tolto le coppe proprio. Quindi qua sto facendo le missioni del pass, ricevo delle monetine. Quindi mi sa che per ora, giocando, cioè giochi chill, poi tra poco arriveranno le ranked e qua inizierà il vero, cioè tipo stile scalata, non so come funziona. Vabbè, comunque sto registrando questo video in live. Da quel che ho capito, questa roba dovrebbe uscire il 2 aprile. È una lega stile Power League, immagino. Non so bene come funzionerà la scalata. Comunque content, devo dire, ci sta un botto. Andiamo a farci un'altra partita, però magari cambiamo PG, che Robin non lo conosco. Tra l'altro, ecco, io quello dove ero più alto era Cindy, che ce l'ho anche maxato. Mettiamo Cindy. Qua possiamo customizzarla con le skin, tutte le varie animazioni. Molto più carina sta grafica, anche perché hanno un po' allontanato quello che era lo stile di Brawl. Cioè prima era veramente troppo uguale a Brawl il menu, adesso si vede che è cambiato, è diverso, c'è qualcosa di un po' più esclusivo. No, comunque graficamente è sempre quello, ma è sempre stato bello. La grafica anime per me spacca un botto. Allora, io con questo PG, calcolate che ero arrivato secondo in Italia.
Italia, quindi dovrei fare robe incredibili. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. L'avevo portato, oddio non mi ricordo. Beh, comunque ero secondo in Italia, ragazzi. Poi sempre la chat mi ha detto che in realtà questi qua non dovrebbero essere bot, ma sono persone vere. Ma adesso hanno, cioè non ti fanno vedere il nome. Effettivamente mi ricordo che tantissime persone sniperavano. Ecco, giocatore 3 mi sa che non snipe. E per evitare questo problema, appunto, hanno fatto sta cosa. Ma giustamente chi ti riconosce comunque. Però quando si muore, vedi che è apparso il vero nome adesso. Vedete che c'è il ciambellotto, che è molto content, che ti dà un bel boost di vita, danni e tutto. Anche se, vabbè, non vorrei sfruttarlo per la cassa, quindi prendo giusto questa. Giocatore 3 in realtà era carino e coccoloso, quindi per ora lo lasciamo. Abbiamo preso la ulti che andiamo a usare in questo modo. Prendiamo il power upettino. Attenzione. Tra l'altro Ravi ricordava molto di, non mi ricordo di che anime. Era uguale, mi ricordo. Forse uno di My Hero Academia. Non mi ricordo, ragazzi. C'ho anche My Hero Academia da una vita che non lo vedo. Non mi ricordo tutti i personaggi. Però mi ricordo che ai tempi dicevo: mi, questo personaggio è uguale identico a lui. Comunque, qua potrebbe essere content. Usare una bella ulti contro giocatore 6. Era 6 o 5? Sì, contro giocatore 6. Anche se non è andata a buon fine. Belle ste caramelle, le prendiamo. Madonna, c'è il delirio qua. Ma vi giuro che è stra divertente come gioco, raga. Anche perché molti ai tempi lo paragonavano a Brawl. Ma in realtà non c'è niente con Brawl, è completamente diverso, sono meccaniche diverse. Non dico meglio o peggio perché quello è soggettivo, però è figo, raga. Infatti per un po' è anche andato di moda, poi non so perché è morto, non so nemmeno. Cioè in realtà un po' lo so, hanno fatto diversi errori che potrebbe, gli sviluppatori ovviamente, che in realtà con questo aggiornamento potrebbero aver recuperato, chi lo sa. Io comunque, se sto gioco vi piace, ve lo porto stravolentieri, mi diverte un botto. Soprattutto la Battle Royale qua è veramente divertente, anche perché non esistono cespugli per camperare, a differenza di Brawl. Cioè qua è puro fight. Poi è bellissimo quando serve in finale, che c'è l'1v1, che adesso vediamo se riesco ad arrivarci, che si vede proprio, beh, poi vedrete la grafichina sopra, insomma. Qua buttiamo lui che dovrebbe essere Ravi. Questo personaggio dovrebbe chiamarsi Ravi. Usiamo una ulti molto content e ci va giù. Ecco, adesso dovrebbe apparire, ecco, vedete la grafichina sopra, come se fosse un duello stile, boh, Street Fighter, non so, qualunque gioco in cui stile duello. E comunque abbiamo vinto il match. Non so neanche se in Street Fighter ci sia sta grafichina, non so perché mi è venuto a dire quello, ma nel caso, che forse Smash Bros è più probabile. Fatto sta che abbiamo vinto, quindi mi ricordo ancora come si fa con Cindy. Siamo arrivati primi, non abbiamo vinto comunque nulla, solo esperienza, in teoria punti per il pass, più che altro con le missioni. Abbiamo ottenuto 22 di sti pallini, che sono la mia esperienza. L'esperienza a cosa serve? Andiamo subito a vedere. C'è un cammino, qualcosa? Boh. Vabbè, non lo so, raga. Comunque noi quello che abbiamo è il cammino dei personaggi, che questo qua l'avevo completato tutto. Abbiamo tipo gadget, immaginatevi, no? Per ora non prendiamo, ma tra l'altro ho tantissimo oro, non so cosa me ne farò di tutto quest'oro, ma per ora ci sta bene così. Cambiamo modalità, facciamo duello sempre con Cindy. Vabbè, duello lo conoscete, è stile Brawl Stars alla fine. Ecco, duello però c'era prima ancora di Brawl. Qua l'aveva pensata già ai tempi come modalità. Quindi vediamo un po'. Siamo contro Lorenzo. Sì, bro. 1v1 diretti. Secondo me comunque duelli qua è devastante, perché comunque con sta grafica, con le meccaniche di gioco, rendono molto di più. Non conosco il suo personaggio, ha un'arma. Però ok, io per ora vado solo con la mossa più forte, che con Cindy settiamo il nemico, si ricarica subito. E a noi sta anche bene, abbiamo preso anche la... cioè in realtà questa è l'abilità più forte, però abbiamo tre abilità. C'è il colpo base, che sono i calci normali, e poi c'è questa, che è la seconda abilità, che è abbastanza broken. Quindi tipo qua l'ho missato, quindi adesso ci vogliono 5 secondi per ricaricarsi. Vediamo se riesco a chiudere. Mannaggia pesci, sto scammando adesso che è one shot. Ovviamente anche qua ci sono le fialette, quindi possiamo recuperare la vita se serve. Vediamo se riesco a chiudere, ok. Siamo 1-0, bisogna buttarlo giù tre volte. Comunque troppi feels, raga. Secondo me con questo aggiornamento hanno fatto un signor lavoro, anche se ho visto veramente poco. Però già vedere il cambio del menu, il fatto che hanno tolto le coppe, che secondo me anche su Brawl è una cosa di cui vi ho parlato diverse volte, perché mettere le coppe alla fine va solo a aumentare la quantità di partite che devi fare. E cioè non lo so, secondo me non lo so, così questo sistema è migliore per questo tipo di giochi. Poi ho idea personale, magari voi non siete d'accordo con me, che ci può stare come cosa. Fatto sta che qua siamo 2-0, prendo ancora la fialetta e dobbiamo chiudere, raga. Non devo missarla, ecco, come non detto, l'ho missato. Ci sono fialette qua, no. Qua posso, no, ok, ritorniamo. Scappa Raxor. La fialetta ancora ci vuole un po' prima che spuni. Posso farti però di questo, abbiamo la ulti, let's go, andiamo a usare qua, bellissimo. Posso farti così, no, in realtà mi ha preso lui. Calmo, dai che voglio fare il 3-0. Si deve glacciare, Beppe, si deve glacciare, facciamo così. Ok, lui ha preso la ulti, non so come funzioni. Non prendere la fialetta, bello. E in teoria è qua che si è appeso, è ancora vivo. Bro, ma uè, oh, mannaggia. Facci a morire, no.
Sì, opera. Basta un colpettino. C'ho 33 HP. Però non voglio morire, quindi per favore. Cioè, capisci, no? Dai. Mannaggia i pesci. Un colpettino devo dare. E niente, ci vado a morire, si è capito. Dai. Oh, ce l'abbiamo fatta. 3-0 secco. Grande Lorenzo, un animale. Normalmente avremmo vinto delle coppe, ma adesso le hanno tolte. E quindi così. Raga, se volete scaricarlo, lo trovate sia su PC, su Steam, oppure Apple Store, Play Store, in base a dove siete. Io spero di portarvi altri video se vedo che questo funziona, perché è veramente bello sto gioco. E tutto questo per quando? Un bel like, iscrizione con campanellina. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissimo.